Ciao, se stai guardando questo video è perché stai seriamente prendendo in considerazione l'ipotesi di iscriverti al corso di scienze gastronomiche all'Università di Parma. Ebbene, io l'ho fatto nel lontano 2006 e in questi pochi minuti ti racconterò la mia esperienza. Intanto mi presento, mi chiamo Andrea Madei e sono redattore, autore e speaker di un programma radiofonico che parla di cibo e di vino e va in onda su Rai Radio 2 dalle 20 alle 21, dal lunedì al venerdì. Si chiama Decanter ed è condotto da Fede e Tinto, che sono i due personaggi che per primi hanno iniziato a parlare di vino alla radio. E l'hanno fatto 18 anni fa, per la prima volta. E se ci pensate, non è affatto cosa facile, perché il vino è un argomento che ha un linguaggio estremamente tecnico e professionale, e renderlo comprensibile a un pubblico di massa come quello di una rete generalista non è affatto impresa facile. E mi ricordo che mi presero nella loro squadra perché avevo una competenza approfondita per quanto riguarda i prodotti tipici e quelli che erano i meccanismi di produzione di tutte le eccellenze agroalimentari. Grazie a questa preparazione riuscivo ad arrivare al punto, no? Cioè a capire quali erano le caratteristiche che rendevano unico quel prodotto che volevamo raccontare rispetto a tutti i prodotti simili che c'erano sul mercato. E questo è stato possibile grazie all'approccio multidisciplinare del corso di laurea in scienze gastronomiche, in cui ci sono sia materie umanistiche che scientifiche, ma tutte applicate all'argomento cibo e all'argomento vino. E per chi vuole fare comunicazione, spaziare all'interno di queste discipline e farlo in maniera sintetica e soprattutto comprensibile a tutti è sicuramente fondamentale. Non solo per fare comunicazione, anche per fare accoglienza, per fare ristorazione, anche per lavorare in un'azienda che produce, per esempio nel controllo qualità o nel marketing, nella vendita dei prodotti di un'azienda agricola tipica che vuole magari espandersi a livello internazionale. Io ho scelto questa triennale nel 2006, arrivavo da una maturità abbastanza travagliata e mi ero detto, ok, se voglio continuare a studiare, però lo faccio per approfondire quella che è davvero la mia passione. E io fin da piccolo volevo fare il conduttore di linea verde perché a me piaceva viaggiare, mi piaceva scoprire i piatti tipici, i prodotti del territorio. E quindi quando ho visto che esisteva un'università che ti aiutava a comprendere tutti i processi che stanno dietro alla produzione di queste eccellenze fantastiche, mi ci sono buttato a capofitto. Sono rimasto molto contento. L'ho praticamente bevuta all'università, seguivo ogni lezione, prendevo un sacco di appunti, facevo un sacco di domande ai professori e sono stato contento perché ho trovato un sacco di persone appassionate che mi hanno spiegato un sacco di aspetti interessanti che non sapevo neanche ovviamente esistessero. Ve la consiglio, se volete lavorare in questo settore con un occhio anche edonistico, cioè alla qualità, no? Dell'esperienza e di ciò che mangi, non solo magari alla dietetica, alla nutrizione o ai processi industriali, è sicuramente l'università che fa per voi. Io ne sono rimasto molto contento e spero che questo piccolo video ti abbia aiutato a chiarire qualche dubbio. Per me sarebbe un grande traguardo già, e ti faccio il mio più grosso in bocca al lupo per tutto ciò che ti riserverà il futuro. Chi lo sa, magari un giorno ci ritroveremo fianco a fianco e a lavorare per lo stesso programma. Ciao!